Allora, guarda. Ma questo è quello. Tu fai su? Stamegnatore e pono la farina, stamegnò tutte l'ore, la sera e la mattina, se nulla vicina, vuole stamegnare. Lo gentile innamorato, caso. Tu medesimo amante sono morti la moglie e il marito. Ma vedi Samia, serva di Fulvia, che esce di casa. Atterrata parmi. Trama c'è. Ed essa sa il tutto. Da lei saperò in che casa si fa. Samia, aspetta, Samia! Che segno che si fa in casa? A te, non vieni con la patrona? Che c'è? La sta fresca. Che ha? Non me far dire. Che? Troppa. Troppa che? Rabbia di te! Trastullarsi con l'idio suo, l'ho inteso mo? Ma questo sapevo bene io come tu! Ah, tu non sai già un'altra cosa! Che? Che la mi manda uno che lo farà amare se crepassi. E chi è costui? Ruffo, negromante, che fa ciò che vuole. E come, così? È uno che ha dei poteri soprammobiliari. Soprannaturali, vuoi dire? Dai, non so ben dire queste parole. Basta che pensa a prodirgli che venga Madonna, fatti con Dio. Che Dio là! Non ne parlare. Non dubitare. Addio. So che il giorno, quel giorno in qua, che Modon, nostra patria, fu arsa dagli turchi, avendo sempre io vestito da maschio e Lidio chiamatomi, che così nome avea il mio suavissimo fratello, credendosi sempre ognun ch'io maschio sia, ho trovato venture tali che ben ne sono stati li fatti nostri. Ove che, se nel vestire e nel nome mi fossi mostro esser donna, come sono infatto, né il turco di cui eravamo schiavi ci aria venduti, né forse perillo riscossoci, se saputo avesse che io femmina fosse. Le figure ed i punti, e avendo pur bene la chiromanzia, tra le donne che credule sono ho fama di essere nobile negromante. Ed esse tengono per certo che io abbia uno spirito col quale esse sapevano che io faccio e disfaccia quello che voglio. Sì. Il che io volentieri consento, perché spesso grandissimo utile e talora li belli piaceri con queste femminette ne tracco. Come si farà ora con costei, se savio sarai, perché la vuole che ti costringa ad andare da lei. E io, pensando te cointendermi, mi ho data qualche speranza. Se tu ora vorrai, ricchi insieme diventeremo. E tu di lei, diletto tra potrà. Che cos'è? Rotto il disegno!
Parla per te. Aiutami, Sofilla. Che vuoi? Pianghi, grida, scapigliati, su, così. Perché? Vabbè, vai. Ecco. Questo è un morto. È un morto, E chi è? È il marito di questa poveretta, ma non lo vedi come si dispera. O perché? Perché è così portato nel forziero? A dire il vero, per ingannare la brigata. O perché? Saremmo da ognuno scacciati. E la cagione? È morto di peste. Oddio, di peste? E io che lo tocco, oddio! E dove importate? Lo butteremo in qualche fossa o il forziere e lui butteremo in un fiume. Oh, non si fa niente. Il diavolo non li faria voi. Io non sono morto. No, Ribaldi. Poi mi fa poltrompe il segno. Mi volevi annegare? Ma perché mi vuoi battere? Mi domandi perché? Sì, perché? Te lo meriti, sciagurato Ribaldi. Eserchi del ben fa sempre a malmerto. Dunque tu mi offendi perché io ti ho salvato. Forse che ella non è ben appagata? Ti ha dato a costui la roba, l'onore e la carne. E te se la stima quanto il fango. Ben semo noi, tutte sventurate. Eccola che già ne viene da uomo vestita. Parti che tu l'abbia fatto presto? Tu dì il vero, vo' a trovarli, Dio mio. E tu resta lì sull'uscio. E tienilo serrato, mentre io che vo' e torno. Così farò. Guarda come va. Nulla, amore, che ad altri a fare non costringa. Se questa era timida, servi tu. Questa è generosa libertà. E quando potrò io parlare seco? Forse ancora oggi. Quando poco fa con Calandro ti vidi, a lui me ne andavo per disporlo a venire da te. Allora, per segno mio, che è buon per te. E raccomandami questa vita che è mia. Che sua, che non sua. Tutto farò. E a lui me ne fu. Resta in pace. In pace? In guerra e lamenti resterò io. Tu alla pace mia vai, che da Lidio vai. Avvio. Torna presto. Così farò. Infelice Fulvia, se io così troppo sto, io certo me morirò. Misera me, che fardella. Forse lo spirito lo muoverà. Samia, già che il necromante tarda a venire, torna a ritrovarlo e mandalo da me. Su. Così mi pare, non ci voglio perdere tempo. E raccomandagli questa cosa e torna presto. Subito che l'ho trovato. Io ti dirò un segreto a proposito di questa cosa, quanto tu mai immaginar non potresti. Ma guarda che tu non lo dica poi. Non me lassi Dio avere cosa che io brami se io ne parlerò. Già mai. Vedi, Ruffo, tu rovineresti. E beveresti a te l'utile che trarrai da questa pratica. Non temere, di su! Sappi che Lidio, mio padrone, è ermafrodito. E che importa se è merda fiorito? Ermafrodito, dico io. Diavolo, tu sei grosso. E che vuol dire? Tu non sai. Perciò il dimando. Ermafroditi sono quelli che hanno l'uno e l'altro sesso. Ed è Lidio uno di quelli? Messer sì. Ed ha la radice d'uomo e il sesso da donna? Sì, dico. Ti giuro alle guagnelle che Lidio tuo mi è sempre parso che ci avesse... nella voce, ancora no, di un bocco... Per quello sappi che questa volta userà con Fulvia solo il sesso femminile. Perciò che, avendolo ella domandato in forma di donna,
E donna, trovandolo, darà tanta fede allo spirito che poi la te adorerà. Questa è una delle più belle trove che io sentissi mai. E ti so dire che denari verranno a staia.